Premetto che in questo video non potete vedere le immagini dei giochi perché sto, come dire, cioè, sto registrando fuori casa e quindi non ho la connessione a internet. Ma comunque, allora, riprendiamo da dove eravamo rimasti. Per Metroid Fire Emblem X, Metroid Prime Federation Force, Fire Emblem Fates, scusate le macchine lì fuori. Xenoblade Chronicles X, non ho niente da dire perché non sono un fan di quella serie, quindi non ho niente da dire. Per Animal Crossing Happy Home e Amiibo Festival, io sono un fan di Animal Crossing Happy Home e cioè Animal Crossing in generale. Happy Home consiste nel praticamente fare, cioè, fare delle case, come dire, abbellire delle case, costruirle comunque, credo, da quanto visto dal trailer. E Animal Crossing Amiibo Festival è praticamente Animal Crossing con gli Amiibo, scusate. Scusate, sono un po' stanco. E quando usciranno questi giochi, uno per 3DS, uno per Wii U, spero di non fare un fail, ma credo che sia giusto. Poi Yoshi's Woolly World. Yoshi's Woolly World, allora, è uscito, quindi non vi dico niente per non farvi spoiler. Perché Yoshi's Woolly World è uscito già da un mese, credo. Oggi è agosto, cioè oggi è il 2 o 3 di agosto, non mi ricordo. E quindi è uscito, quindi non vi dico niente. Mario Tennis Ultra Smash, ecco come si chiamava. Mario Tennis, io volevo Mario Tennis, Super Mario Tennis, come si chiamava la cosa per 3DS? Non mi ricordo. Il Mario Tennis per 3DS, ma purtroppo non l'ho avuto. E quindi Mario Tennis è un gioco bello, anche tutta la serie Mario Tennis è bella, soprattutto perché ci sono i colpi speciali, colpi speciali e soprattutto i personaggi di Mario come Rebu, quelli i miei preferiti, insomma. Se notate, non sto dicendo molto in questo video presentazione, cioè impressioni delle tre, perché almeno la metà dei giochi che qui sono presentati o sono per Wii U, quindi io non ho la Wii U, non posso effettivamente giocarci. Oppure sono giochi come Metroid che non mi interessano niente perché io non seguo, cioè non mi piace tanto Metroid, cioè non ho mai giocato a Metroid. Ma comunque, scusate se sentite la mia voce un po' bassa, ma sono un po' stanco. Poi Mario e Luigi, questo è l'ultimo, penso. Mario e Luigi Paper Jam Bros. Penso un gioco bellissimo perché è la fusione tra Mario e Luigi, cioè Mario e Luigi più fatti di Pongo, si vede, e Paper Mario. E la trama non la so, non so se l'hanno detta, ma praticamente c'è questo Paper Mario e Mario che si incontrano, sono due Mario di due dimensioni parallele. Penso che. E poi c'è anche Luigi, Paper Jam Bros. Non so cosa vuol dire adesso al volo. Fratelli di carta, qualcosa. Poi Jam, non so cosa vuol dire. Scusatemi la mia ignoranza in inglese. Ma tutto qui. Scusate se ci ho messo un po' a fare questi video perché il mio telefono registra solo 4 minuti. Ringrazio per aver seguito questo breve spin-off di impressioni E3. Scusate le macchine lì fuori, ma niente, scusate anche per non aver presentato le immagini,
ma qui era, ma non sono come sono fuori casa, quindi non posso presentarvi le immagini perché non sono connesso a internet. E quindi niente, grazie per aver seguito questo breve spin-off di 4 o 5 episodi. Niente, ci vediamo in un prossimo video, che il prossimo video sarà anche una specie di video speciale, quindi preparatevi, probabilmente lo caricherò domani, ma vabbè, ciao!